Ciao a tutti! Dove sono stasera? A Takayama, in un ryokan. Quindi per la seconda volta mi trovo a dormire in questo alloggio tipico giapponese, diciamo, e so che la cosa più interessante per voi è quella di capire come sono fatti questi posti. Allora, intanto c'è un letto, eccolo qui, che occupa praticamente tutta la stanza con un pinguino di fianco per, non so se il caldo o il freddo, io ho spento tutto. Ma la cosa interessantissima, beh vabbè, spazi ridotti, tavolino con casino e borse eccetera. La cosa interessante è che abbiamo qui il lavandino, tipo lavandino del bagno, eccolo qui, ok, con un mega specchio. E poi, come sapete anche dall'altro mio video su ryokan, chi alloggia in questi posti ha sempre un uniforme, diciamo, da ryokan, che è questa specie di kimono. Vediamo se faccio così, vedete? Sì, ok. Praticamente una giacca e un paio di pantaloni in questo caso, con dei bellissimi, che adesso vi mostro, dove sono? Eccoli qua, calzetti con il dito in mezzo, ok? Quindi per l'infradito giapponesi, che però qui non ho. Poi per terra, come sapete sempre, c'è il tatami e si deve andare solamente con i calzetti, quindi niente scarpe. Le scarpe le abbiamo tolte, le abbiamo lasciate giù da basso. E poi, quindi, qui si va con i calzetti. E poi la cosa bella è che invece in bagno, eccolo qui il bagno, questo grandissimo bagno giapponese, che anche questo so che vi piace un sacco, in bagno praticamente ti danno le ciabatte per camminare dentro il bagno. Solo che io adesso non so se voi vi rendete conto di quanto grande è questo bagno, ma non ho neanche idea di dove si debba camminare. Praticamente tu entri, ok, entri, ti metti le ciabatte, mi sono messa le ciabatte, ti giri e ti siedi, cioè non c'è altro di spazio dove andare in giro, quindi alla fine non so a cosa servono queste ciabatte. Comunque evidentemente i 10 centimetri che separano le gambe quando si sta seduti sul water e il tatami, diciamo, che esce dalla stanza, evidentemente servono le ciabatte. Quindi adesso mi rigiro e esco, ok? Ecco, le ho lasciate lì, le vedete? Sì, ecco, le ho lasciate lì. Comunque questo è il nostro solito bagno giapponese che ormai ben conosciamo, con tutti i suoi bei pulsantini. Allora, praticamente, vediamo un po'. Allora, qui c'è, credo, accendi spegni, getto a spruzzo, e questo è un altro getto a spruzzo che non so. Questo qui tra l'altro è scritto proprio tutto in giapponese, non so che qui sta lampeggiando qualcosa. Quindi non ho idea di cosa vogliono dire questi bottoni qua. Sarà minimo e massimo. Adesso schiaccio. Questo non fa niente. Questo non fa niente. Proviamo questo. Ah, sapete perché non va? Non mi ricordo. Adesso mi ricordo, perché bisogna, deve essere a pressione, tipo, cioè bisogna, la fotocellula forse. Eccolo, eccolo, eccolo. Adesso si vede. Madonna! Ecco, ho fatto un casino. Vabbè, comunque avete capito come funziona. Che ricoglionita. Vabbè, comunque, adesso ho bagnato dappertutto. Vabbè, comunque, ecco, questo è il funzionamento del bagno giapponese. Vi saluto da questa bellissima vista. No, dai. Vi saluto dalla mia camera del ryokan e adesso vado a cena. Ciao, ciao!